Ciao amici di Italiato Games, buonasera. Io a questo gioco, per questa season, avrei poco da chiedere perché oramai tanto la divisione 1 non è arrivabile, ma cosa mi capita? Mi capita il 147 al mondo, il signor Toretto, e non lo so, vabbè, significa che anche l'obiettivo che mi ero dato di 1600 mi sa tanto che si andrà a far benedire, presumo, presumo. Va bene, comunque noi ci proviamo, andiamo a giocare, ma con il signor Toretto, penso proprio 146 al mondo, non ci sarà alcuna storia. Ma ci proviamo, magari dopo ne facciamo un'altra per riavvicinarci a quota 1600. Vediamo che succede. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che Signore e condizioni abbiamo signori, stasera? benvenuti Ottime all'incontro di direi. oggi tra Temperatura gradevole, Italia niente e nuvole, Belgio. solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. C'è una grande attesa per questa partita. Il pubblico si fa sentire e i decibel aumentano sempre di più. In questi cori c'è tutta la magia e il significato del calcio. E sarà veramente un piacere viverla insieme a voi. Gara iniziata, siamo già nel vivo dell'azione. Adesso possono ripartire in contropiede. Önes si fa strada centralmente. Önes, e la palla entra in rete! Gli è bastato un attimo per impadronirsi della partita. Sapeva che la squadra aveva bisogno di una sua giocata, ed eccola, è quello che fanno i grandi campioni. E questo è uno di quei gol che potrebbero definire una carriera. Fabio, sarà anche un'espressione abusata. Davide, trovano Vabbè. la rete! Sono passati pochi minuti per riprenderli. Pareggio immediato. La squadra avversaria ha rallentato un po' dopo il gol del vantaggio. Loro sono stati bravi ad aumentare il ritmo, cogliendoli di sorpresa e rimettendo subito la partita in parità. David è stato molto bravo. I passaggi ben calibrati come questo possono perforare la difesa. Certo, chi lo riceve si deve muovere al momento giusto. Si ricomincia da una situazione di parità. Si sono disuniti dopo aver segnato e sono stati puniti subito. Complimenti agli avversari. Sarebbe stato un gol straordinario, peccato per la conclusione. Ha provato a fare tutto da solo e c'era quasi riuscito. Tutto perfetto, a parte la conclusione. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Si fa strada con forza. Prova a fare tutto da solo. Riceve bene Cantona. Palla a Vieira. Palla filtrante per Messi. Ha letto bene l'azione, ottimo intervento. Fallo, nessun dubbio. Cartellino giallo, inevitabile per un intervento simile. A campo libero, pronto. Miracolo di Khan. Ottima prestazione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale altrettanto lodevole. Scholes. Devono essere veloci per sfruttare la transizione. Khan, senza problemi. Brutta palla qui nella terra di nessuno. Si gioca, si combatte, può ancora succedere di tutto. Spazza il pallone senza fronzoli. Costa curta. Ronaldinho. Possibilità. Risposta fantastica di Seaman. Evita il gol con una parata di puro talento. Qui ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Guadagnano un tiro dalla bandierina, il primo assoluto del match. Buona occasione per Ronaldinho. Chance per tirare. E c'è il gol dei Rangers. Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio.
È chiaro che il portiere non l'ha vista partire. Direi che la difesa gli ha ostruito la visuale. La palla si è infilata nel varco aperto dei difensori. Sono in vantaggio di un gol. L'appoggio sulla fascia. Non ha abbassato la guardia nemmeno per un istante. Ha provato a fare tutto da solo, ma non ha tratto in inganno la difesa. Palla in avanti verso il compagno. C'è spazio per andare in contropiede. Si impone nell'uno contro uno e riprende il possesso. Ciao. David si è mosso bene, ma non è riuscito a sfruttare questa occasione. Gran prova di forza, palla recuperata. Occasione per il contropiede. Passa il pallone, no. Però male. C'è il dai e vai. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Si fa trovare al posto giusto, al momento giusto. L'Italia continua a essere in svantaggio e presto dovranno avviarsi verso gli spogliatoi. Messi. Ecco Ronaldinho. Intercetta il passaggio, pericolo. Preferisce non rischiare e la butta via. Araujo. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Messi, palla a cercare la profondità. Interviene di esperienza. Riesce a non farsi ingolosire dal possesso e la butta via. Costa curta. La giocano rapida nello stretto. L'uomo indica 2 minuti di recupero. C'è Messi, apre il gioco sulla destra. Bella apertura. Beh, lui non è tipo da prendere rischi inutili in difesa. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a prendere un tè caldo. Abbiamo assistito a un bello spettacolo. Una partita piuttosto combattuta in campo e equilibrata anche nella sostanza. Il distacco tra le due formazioni nel primo tempo è di un solo gol. Ancora 45 minuti per scoprire se ci saranno modifiche al tabellino. Le occasioni sono state tante, le squadre vanno a riposo con un solo gol di distanza, ma si ha l'impressione che il risultato possa cambiare da un momento all'altro. Una partita imprevedibile. Sostituzione per l'Italia. Numero 10. Via. Iniziano i secondi 45 minuti. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Ma dai. Respinge il tentativo dell'avversario. Vieira si torna in campo con qualche volto nuovo. Questo è un buon modo per sfruttare le nuove regole sulle sostituzioni. Sulla carta cambia lo schema della squadra. Vedremo anche se sortirà effetti. Buona occasione per Ronaldinho. Ha spazio davanti a sé. Sbaglia il passaggio, mal calibrato. Passaggio splendido, una chance. Errore qui, pallone sprecato. La calcia in avanti, prova a salire. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Giocata difensiva di grande spessore. Prova a superare la difesa con un filtrante. E poteva sfruttare meglio il corridoio che si era venuto a creare. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Perché Guardiola spesso risposta fantastica, è invisibile? Ha una chiara occasione. La toglie dalla porta. Credo che l'allenatore abbia chiesto ai suoi attaccanti di restare alti e non partecipare troppo alla fase difensiva. È abbastanza evidente dalla disposizione in campo. Puntano tutto su calcio di punizione per l'Italia. Allontana il pallone.
nasconde il pallone all'avversario con una magia. Può colpire! Splendida reazione del portiere! Istinto e tecnica! Che parata! Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha neutralizzato quella palla. Tenta di allontanare il pallone. Questo tipo di azioni è esattamente ciò di cui secondo me hanno bisogno adesso. Ormai non hanno altra scelta, devono solo attaccare. Sono d'accordo con te. Occhio alla con... E il portiere dice di no. Ha preferito andare sul sicuro. Neymar. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Impossibile tirare in queste condizioni, lo hanno intrappolato. Oh, qui cercherà il tiro. E il pallone finisce in rete. Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. È di questo che ha bisogno un giocatore con un piede raffinato, si compagni pronti a scattare, a smarcarsi. Il risultato che si ottiene ce l'abbiamo davanti agli occhi. C'era storia, diciamo, appunto il numero 157 al mondo, e penso che si sia molto trattenuto, onestamente, ma vabbè. Sostituzione per l'Italia, numero 21. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Messi. Due gol di distacco che hanno sparigliato le carte in tavola. Il mister non può che essere soddisfatto di come si sono messe le cose. Ai suoi ragazzi sembra andare tutto per il verso giusto. Questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva e la giusta contromisura. Cerca l'uomo là davanti. Palla buttata via, peccato. Costa curta. Avanzano con una intricata rete di passaggi. Gullit. C'è Messi, ha provato ad andare via in dribbling, difensore molto attento. Buona la sua progressione palla a piede, da lì può segnare. Oggi non gli danno tregua. Sì, la difesa è stata molto efficace a chiudergli gli spazi. Prova a darla profonda. Oh, risposta fantastica di Sera. E c'è ancora un gol. Tre gol di vantaggio, si spegne la luce per gli avversari. Povero portiere qui, era riuscito a opporsi alla prima conclusione, ma non poteva fare nulla sulla ribattuta. L'errore del portiere pesa sempre più degli altri, perché mina anche la sicurezza della difesa che ha davanti. Il divario tra le due squadre è pressoché incolmabile. Beh, l'inerzia della partita è cambiata in loro favore. Non sarei sorpreso se arrivassero altri gol, visto come stanno giocando. Maradona si propone in mezzo. Ottima chiusura qui sul tentativo di dribbling. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. C'è spazio per ripartire, possono sfruttarlo. Vieira. Il quarto uomo, la lavagna luminosa, indica due minuti di recupero. Maradona. Maradona, grande occasione ma palo. Ci mette una pezza. Holland interrompe l'azione avversaria con un bel anticipo. Vabbè, spero che perda pochi punti contro il numero 147 al mondo, voglio dire, no, perché adesso voglio dire, io sono il 25 punti, vabbè, un po' vergognoso, no, ve lo faccio vedere perché non è che me lo invento, allora 147 era prossimi 100. Allora, eccolo qui, Toretto 87, 2101. Ok, vediamo quanto sarà umano
il matchmaking adesso. Cioè 25 punti contro il 147 si perdono. È un po' vergognoso, secondo la mia opinione, non so voi. Vediamo un po'. Ecco. Ricominciamo. Oh, divisione 2, 46.000. Partita più o meno alla pari. E andiamo un po' a vedere che succede. Teo Hernandez mi tenta tre volte tanto. Nando Torres casomai nel secondo tempo. 4-2-4, Pep Guardiola. È un bell'attacco. E allora, andiamo a giocare e vediamo che succede. Questa almeno una partita che sulla carta parte un po' più alla pari. Buonasera e benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo signore stasera? Signori, ottime direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Dai ragazzi, insomma, yeah, davvero una splendida serata, un clima perfetto per giocare a calcio, clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi infatti sono arrivati in massa. Il pubblico si è fatto sentire già nel prepartita e l'atmosfera è caldissima. Speriamo che la gara sia all'altezza di questo. Brutto intervento, fuori tempo, calcio di punizione. Ed ecco che arriva il primo cartellino della gara. Va a sinistra, sulla fascia. Romario. Neymar sceglie di andare per vie verticali. Si libera della palla ed evita complicazioni. Riconquistano subito la palla. E sarà rimessa con le mani. Una serie di passaggi puliti, efficaci. Inutile dire che questa squadra si aggrappa alla classe di Neymar per quanto riguarda la fase d'attacco. Per forza Luca, con Neymar in campo hai accesso a una riserva infinita di giocatori di qualità straordinaria. E poi è uno che sa creare, finalizzare, superare l'uomo. Ti offre insomma un ventaglio enorme di soluzioni offensive. È vero, se riesce a ritagliarsi un po' di spazio partendo dalla sinistra, sa essere una minaccia imprevedibile e costante. Ecco David Villa. Ecco il tiro! Reazione di puro istinto del portiere. Sembrava aver sorpreso tutti, ma il portiere ha fatto un mezzo miracolo. Hernandez. Non una situazione facile per lui, ha dovuto commettere fallo. Niente gol né da una parte né dall'altra. Neymar. Hernandez. La gioca in avanti con un filtrante. Tiene palla con un bel gesto tecnico. Lampard la recupera con grande senso della posizione. Beckenbauer. Cerca l'uomo là davanti. David Villa, che splendida rete. Villa. Questo bug fa morire. Si libera e va. Cerca la giocata di fine.
riceve un pallone interessante. Ecco David Villa. E dai, perché non ha tirato subito? Si allunga e trova la palla. Vede la partenza del compagno e prova a seguirlo. Guardiola. Buono l'intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo. Primo corner della partita, immergiamoci in area di rigore. C'è il tiro e c'è il gol d'Italia. Può essere un gol semplice. Bueno. Quasi non ci crede neanche lui di essere stato lasciato così libero. Con le sue doti balistiche deve essere marcato stretto, altrimenti vedi Fabio, sono guai. Si ricomincia dall'1-0. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale dei veri goleador. Gioca una palla lunga. Messi. La partita è ancora in bilico, un solo gol divide le due squadre. E così siamo evidentemente sull'1-0. Villa. Brutta palla qui nella terra di nessuno. Pallone interessante, in verticale. È riuscito a passare. Cerca l'incursione centrale. Palla intercettata. Lampard. Beckenbauer. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Il passaggio forse era un po' tele... Risposta fantastica di Dida. Hanno trovato il gol! Sono già scappati via. Avversari in difficoltà. Che giocatore David, ragazzi. Povero portiere qui. Era riuscito a opporsi alla prima conclusione, ma non poteva fare nulla sulla ribattuta. Grande fiuto del gol in questa azione. Ma che errore la difesa. E si riparte da un netto 2-0. I rapporti di Romario. Corpo all'indietro e palla alta. Io non capisco se questi tiri da lontano sono un modo di sfogare la frustrazione oppure non hanno veramente altre frecce al loro arco. Devono cercare alternative per forza. Un'altra azione in copertura. Ferma l'azione avversaria e fa ripartire i suoi. Ci prova con un pallone profondo. C'è spazio in avanti, devono andarselo a prendere subito. Pregevole tentativo di dribbling, è arrivata però una chiusura fantastica. Romario, un altro passaggio ben eseguito, buona costruzione. Di nuovo in possesso, ora possono riprovarci. Villa. Messi, ecco Romario. Lampard la gioca a sinistra. Sbaglia il passaggio, mal calibrato. Buona occasione per Romario. Il quarto uomo indica 2 minuti di preferito recupero. Andare sul sicuro. Lampard. Attenzione, c'è spazio in ripartenza. Resiste e conserva il pallone con caparbietà. Finita. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Cosa pensi di questo primo tempo, Luca? Finora sono due lampi in rapida successione a decidere il match. Gli avversari erano ancora frastornati dal primo gol quando è arrivato il secondo a metterli in ginocchio. 2-0 il risultato di questo primo tempo e fino a questo momento, per la verità, c'è stata una superiorità evidente. L'arbitro ha già fischiato l'inizio di questa seconda parte. Neymar sale da dietro e si fa trovare libero. Ottima chiusura qui sul tentativo di dribbling. Ancora una volta la difesa non regala niente. Prova con una palla filtrante. Scodella in avanti. Ecco Romario. Messi! Ha sprecato malamente un passaggio davvero illuminante. Sebbene seguito, ragione, un passaggio insomma in profondità può essere letale. Che me combinato in difesa. La conclusione non sia stata all'altezza del suggerimento ricevuto. Ci mette lo zampino e riconquista la sfera. La gioca in profondità. Messi. Romario. Il
pressing era troppo deciso per pensare di giocarla verso il compagno. Palla buttata via, peccato. De Ligt cerca la traccia in profondità, lo supera. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Ha approfittato di un momento di incertezza degli avversari ed è entrato deciso. Era l'unico modo per evitare di subire gol. Gran prova di forza, palla recuperata. Una bella giocata nello spazio. Accelera per smarcarsi. La spazza via, evita guai. Lampard. Interrompe l'azione avversaria con un bell'anticipo. Pallone allontanato dall'area di rigore. L'affluenza di quest'oggi è di 70.000. Ha portato scompiglio, ma la difesa è riuscita comunque a neutralizzarlo. Il discorso qualificazione sembra ormai chiuso. La tentazione di abbassare i ritmi della manovra è più che giustificata. Prova ad allargare. David ha visto partire il pallone, si è proposto anche bene, ma poi non è riuscito a far niente. Allontana il pallone. E la difesa dice di no. Hernandez. Costruiscono la manovra con sicurezza. Ecco un'opportunità per Maradona. La gioca dietro. Passaggio fantastico. Ha spazio per il tiro. Va sul sicuro e l'allontana senza pensare. C'è Messi. Passaggio smarcante. Ora deve segnare. Come gliela gufata, Caressa. Ed evita azzardi. Beckenbauer. Si stanno accentrando troppo, così non troveranno mai spazio. Beckenbauer. Romario. Messi. Romario. Romario. Palla filtrante per Messi. Colpisce. Bella parata. Riesce a non farsi ingolosire dal possesso e la butta via. Ecco Romario, fa sfoggio della sua tecnica, c'è il fischio dell'arbitro e... Sostituzione per l'Italia. Numero 10. Messi si prepara a battere a rete. Messi. Risposta fantastica di Simon. Meno male che ho messo il portiere manuale all'ultimo. Da un'incredibile parata. Ha colpito bene la palla, ma il portiere ha risposto veramente alla grande. Numero 22. Cambio di giocatori. Ci mette traversa, ma non è finita. Veramente è finito, grande, vero? Occasione sprecata, una grande occasione di tornare in partita. La loro delusione è comprensibile. Vince il duello, la fa sua. Stoichkov. Ecco Romario, non si fa sorprendere, la allontana come meglio può. Virgil van Dijk. Cercano la ripartenza rapida, può essere veramente pericolosa. La riprendono immediatamente. L'Italia ha il tempo dalla sua parte, può difendere comodamente i due gol di vantaggio. Riceve in aria. Romario può colpire e c'è il gol.
Un gol pesantissimo trovato nel finale per Giunta. Che idea ti sei fatto di quel gol? Te lo dico da ex portiere, Fabio, le conclusioni così basse sono sempre un problema. Qui l'ha direzionata bene e c'era poco da fare. È la sua giornata, è appena entrato e va subito in gol. Il mister starà ridendo sotto i baffi. La sostituzione ha avuto proprio l'effetto positivo che sperava. E ora è tutto di nuovo possibile. Davvero un gran finale. Adesso sono gli avversari a essere sotto pressione, Fabio. Il divario è soltanto di un gol e continueranno a spingere per cercare il pari. Difendere il vantaggio sarà molto complicato. Trova un modo per passare. Tenta il cross. Schlotterbeck la mette sulla sinistra. Fa viaggiare il pallone in verticale. Via. È tutto. Qualche difficoltà, ma ce la portiamo a casa. Hanno vinto mostrando grande unità di intenti, rispondendo colpo su colpo agli avversari. Allora, ho perso 25 punti prima per aver perso contro il numero 147, adesso ne prendo 30. Va bene, allora se arriviamo a 1600 lo decidiamo domani sera, ragazzi. E vabbè, dopo tre sconfitte ci stava a rivincere. Magari domani se vinciamo una partitina arriviamo al 60% di vittorie. Dai, niente male. Buona serata, ciao.